Io invece la incalzo su un altro allenatore, l'allenatore che andremo ad affrontare, che andrà a affrontare l'Italia, Robert Prosineschi, attuale. No, no, quello che le volevo chiedere, lei è stato compagno di squadra di Prosineschi a Italia 90 con la Jugoslavia. Io c'è una cosa che ammiro di Robert, perché tra l'altro, oltre ad essere stato un grandissimo giocatore, uno dei giocatori slavi più talentuosi degli anni 90, ha giocato con il Real Madrid, con il Barcellona, ma una cosa che apprezzo in lui, dopo la dissoluzione dell'ex Jugoslavia, è che lui probabilmente è stato, se non l'unico, che si è riuscito a far amare da tutti i popoli, perché praticamente ha giocato con la nazionale croata, è stato presidente in Serbia, della Stella Rossa, è amatissimo dai tifosi della Crvena Zvezda, adesso lo dico, in lingua originale, ha giocato in Slovenia con l'Olimpia Lubiana e ora allena la nazionale bosniaca. Diciamo che praticamente lui ha messo pace tra i popoli, no, mister? Diciamo che è un uomo dello sport, che mai una parola fuori posto, mai un schierarsi apertamente nel conflitto da una parte o dall'altra. Diciamo che la sua sportività e la sua correttezza, si fa la strada sempre avanti. Così era anche quando giocava, era un giocatore molto, molto corretto, molto molto talentuoso, molto no, umile nelle sue origini. Quello, dalle nostre parti, queste sono le doti che si apprezzano tantissimo. Tra l'altro, Prosineschi, che è nato in Germania, poi è tornato in Croazia quando era adolescente, poi ha giocato nella Stella Rossa. C'è un aneddoto molto interessante, Francesco, che mi aveva raccontato Alessandro Zamperini, che ha giocato con lui nel Portsmouth. Diceva che praticamente era di rito fumarsi una sigaretta e bere una birra perché erano compagni di stanza. E poi un altro elemento che ha evidenziato, mi ha detto, lui giocava in Championship con il Portsmouth, praticamente ogni volta che battevano un calcio d'angolo veniva sempre applaudito dai tifosi avversari, quindi Vedi. Prosineschi che ha messo d'accordo tutti. Sì, ma sono dei talenti quelli che io ho avuto, fortuna, ho avuto piacere di giocare insieme a lui, insieme a Boban, insieme a Šuker, insieme a Savicevic. Stojković, insieme a Savicevic, Jarni. Sono quei talenti che nascono dalle nostre parti, che a livello, secondo me, sono a livello dei giocatori brasiliani, non so, quelli più talentuosi brasiliani sicuramente, e ognuno di loro aveva, c'era, e oltre che erano estrosi, però personalmente erano di carattere, erano buonissimi, molto aperti, molto umili, molto. Infatti ognuno di loro ha fatto la strada a suo modo. Non a caso venivano denominati i brasiliani d'Europa, però il dato curioso è che nel Mondiale d'Italia 90 erano chiamati i giocatori offensivi a far gol, ma due gol li ha fatti Davor Jozic, che praticamente faceva il difensore. Gli unici due gol tuoi in carriera con la maglia della nazionale li segni nell'occasione più importante. Non tanto quello con la Germania, che è sì importante, ma lì c'era stata una sconfitta, ma soprattutto quello con la Colombia su assist di Šafet Šušić, altro talento del calcio slavo, contro la Colombia dove hai trafitto un signore di nome René Higuita. Sì. Una cosa che volevo precisare prima di tutto. Prima del mondiale, allora, è stato squalificato un centrocampista che si chiama Bjan Baštarević. Poi, prima del mondiale, si faceva male anche Katanes, si doveva operare il menisco. Noi, sicuramente, con loro due in squadra, andavamo in finale, ma questo lo firmavo subito. Senza loro due, sì, ci siamo arrangiati un po', siamo andati avanti, poi dobbiamo uscire dall'Argentina. In Beh, più, diciamo che voglio dire lì questo, siete stati noi siamo stati. sfortunati. Sì, siamo stati accompagnati fuori dalla ex Jugoslavia con i fischi, con la diffidenza, con un paese che si sta spassando. Anche quello è un po' influito, però noi dentro la nazionale, almeno per i giocatori che giocavano fuori, abbiamo cercato di fare il gruppo, di creare il gruppo, sapendo che solo con un gruppo potevamo fare qualche cosa. La debolezza dell'ex Jugoslavia era proprio perché eravamo di diversa nazionalità e forse ecco lì era la nostra.
Sì, quella, come ha detto il mister, era la generazione d'oro, quella che poi sarebbe dovuta andare anche agli europei del 92, quelli che ha vinto poi anche la Danimarca da squadra ripescata. Ma poi c'è un dato curioso, perché il mister ha detto saremmo potuti arrivare in semifinale. Io ci credo, ma lì poi, indipendentemente dall'infortunio di Cadenz, lì ha giocato anche la sfortuna, perché poi quando perdi i rigori Sì, di sfortuna si così. tratta, però ci sarebbe, al San Paolo ci sarebbe stata l'Italia, quindi credo che lei, mister, giocare una semifinale mondiale contro il suo paese adottivo sarebbe stato proprio il top della carriera. Sì, diciamo. Ah, io sono contento lo stesso perché ho dato il massimo al mondiale, ho dato il massimo. Prima dicevo, ci mancavano non due campioni, però ci mancavano due gregari, quelli che correvano a 13-14 km alla partita. Nella finale, quando mancano loro, si sentiva. Mondiale per me è stato un mondiale bellissimo, che ho tolto le mie soddisfazioni. E, posso dire che ho dato tutto, di più sicuramente non.